E a Big Blue c'è stato un grandissimo cambiamento, ci si è avvicinati molto a quello che è l'intrattenimento, che è una cosa che interessa molto soprattutto in ambito estivo, ambito mare, per potenziare l'economia del territorio. Sicuramente la nautica ha rappresentato in Italia un modello di sviluppo economico importante. Dobbiamo sicuramente rivedere alcune norme troppo restrittive che in questi anni di crisi hanno ulteriormente aggravato il settore, ma noi come amministrazione dobbiamo ricordare che Roma è una delle pochissime capitali europee che si affaccia sul mare, a questi 20 km di costa che dalla foce del fiume Sacro, il fiume Tevere, portano sino a Castel Porziano Capo Cotta con l'area marina protetta delle secche di Tor Paterno. Quindi diciamo tutta una serie di opportunità che forse per troppo tempo sono rimaste nascoste. Quindi intanto per i romani è importante recuperare questo rapporto con il mare. Sicuramente Big Blue in questi anni ha dato una sua impostazione importante legata alle varie attività che sono nel settore, ma soprattutto ha dato la possibilità a tanti imprenditori di poter ulteriormente sviluppare il proprio settore di competenza. Noi come amministrazione abbiamo cercato nel nostro piccolo di stimolare quelli che possono essere corsi di formazione professionale legati a maestri d'ascia, legati a tutto quello che gira intorno anche al settore dei grandi yacht. Abbiamo dato la possibilità al porto di Roma, quello che è alla foce, di poter ampliarsi, quindi un ampliamento che porterà sicuramente nuovi posti di lavoro, porterà tanta economia, però ancora tanto c'è da fare. Intanto recuperare questo rapporto con il mare, che non deve essere solo nel periodo estivo, magari andarsi a fare qualche ora di sole e di mare, ma veramente un rapporto che dalla pesca ad altre attività può comunque ulteriormente caratterizzare il sistema Italia e cercare di risolvere anche tutta una serie di crisi economiche che purtroppo ancora persistono.